Eccoci ragazzi e benvenuti nel secondo episodio della carriera di Planet Zoz, che è stato valutato un po' schifo, purtroppo, dalla nostra ispettrice. Abbiamo sempre i nostri bisonti col cucciolino nuovo, sempre un po' bruttino il cucciolino di bisonte, però i genitori, soprattutto il maschio che è più grande, un po' più scuro, è veramente veramente bello. Le antilopi nere, gli gnu dalla coda bianca. Anche loro dovrebbero avere un cucciolino che, ecco, mi ricordavo bene, qui, ah, l'antilope nera l'ho già venduta, ecco perché non l'ho, già venduta perché stavano litigando perché era nato un maschio, mentre lo gnu della coda bianca, come vedete, è nata una femmina, quindi non litigheranno. Ora andiamo semplicemente a completare gli obiettivi d'argento, ovvero ottenere almeno il 75% di felicità totale dello staff. Per 3 mesi, noi siamo a 54 mesi di fila, anche perché siamo al 22 gennaio dell'anno 6. Dovevo completare un po' di ricerche per soddisfare i miei animali. Oggi andremo a fare due habitat e scoveremo nel centro di scambio due animali abbastanza consoni che non ci richiedano troppo tempo. Magari anche i grizzly potrebbero andare bene, che hanno veramente tanta attrattiva. Quindi ci permette anche di andare in zoo e aumentare il prezzo del biglietto, perché ora se lo aumento a più di 6, quello degli adulti iniziano a lamentarsi e guadagno ancora di meno. Siamo in perdita, ho provato a far andare appunto per 6 anni e piano piano i soldi scendono, quindi di sicuro il grizzly sarà un animale. Il nostro primo obiettivo è quello di fare le due specie da mostra, giusto? Sì, due specie da mostra che ho già preparato. Inizialmente avevo preso il serpente, ma non ho trovato un'altra coppia di serpenti buona, quindi direi direttamente di iniziare a posizionare i nostri 100 piedi qua. Attiviamo pure il tempo, mentre i nostri scarabeo Golia al di qua. E completiamo la seconda parte. Il centro scambi delle mostre possiamo chiuderlo perché tanto ce ne serviranno due. Anche per le sfide oro, quindi nel terzo episodio. Ora dobbiamo andare. Li hanno già consegnati, non lo so. A impostare, sempre nel clima della nostra teca, temperatura e umidità. La temperatura del 100 piedi penso sia più o meno questa. Vediamo se ho fatto giusto. Mentre l'umidità va bene, però abbassiamo un pochino. Che almeno ci costa di meno. La temperatura l'abbiamo fatta giusta, magari la metterei un grado più in alto, così è ancora meglio. Mentre lo scarabeo, anche lui, aumentiamo la temperatura abbastanza, direi, e diminuiamo un po' l'umidità. Perfetto, l'umidità va benissimo. La temperatura anche dovrebbe andare bene, sì, perfetto. Questo è sistemato, mano a mano che li ricerchiamo, ovvero andiamo in zoo, ricerca veterinaria, gli assegniamo uno al 100 piedi e l'altro allo scarabeo Golia. Intanto che ricercano, sblocchiamo delle dotazioni direttamente, non da comprare nell'habitat, ma direttamente nella mostra, che migliorano appunto le dotazioni degli animali. Ora anche loro figlieranno, ne faranno veramente veramente tanti. Spero anche che ne facciano tanti, così possiamo rivenderli e magari rifarci anche un po' di soldi di crediti salvaguardia per comprare i grizzly. Ragazzi, mi prendo un attimino per mostrarvi. Mettiamo un attimo in pausa il tempo che gli scarabei Golia hanno figliato. Come vedete abbiamo ancora il nostro maschio adulto e la nostra femmina adulta, e dopo abbiamo veramente tanti giovani. Sinceramente sono appena nati, perché se noi andiamo a prenderne uno, che è tipo qua, dobbiamo schiacciare su visuale. Oltre a essere bello, perché è davvero davvero bello, possiamo anche vedere che ha mezzo anno, 6 mesi. Poi pensavo fosse passato di meno, sinceramente. Sono tutti di qualità abbastanza alta e hanno veramente un'alta attrattiva. Nella mostra dello scarabeo Golia e chiudiamo le vetrine, mettiamo la facciata in 3D, chiudiamo la 2, no, chiudiamo
chiudiamo la 3, mettiamo la facciata in 3D, chiudiamo la 4, mettiamo la facciata in 3D. Così è un po' più al chiuso e sono molto più felici. Qui possiamo vederne uno, su 2, 3. Sono davvero davvero tanti perché ne abbiamo allarme. Una è già incinta, sì, diventeranno tantissimi, immagino. Abbiamo completato una ricerca, cioè un livello della ricerca, quindi possiamo inserirgli le dotazioni. Vediamo che dotazioni si inseriscono. Ah, semplicemente dei legni cavi. Ok, mentre se andiamo nello scarabeo Golia, anche qui ci inserisce i cavi. Fortunatamente, a seconda della specie che abbiamo, cambiano anche le disposizioni. E devo dire che come cosa è veramente veramente bella, ci sta. Perfetto ragazzi, vorrei mostrarvi velocemente che qui abbiamo ottenuto 4 scarabei Golia, anche perché durano più o meno 3 anni, non vorrei morissero subito. I 100 piedi africano, sì, amazzonico, non africano, Pietro. Ne ho tenuti semplicemente 2, ma se andiamo in scambio mostre, guardate quanti, ma veramente quanti scarabei Golia avevo, non me ne ero accorto, sinceramente. Ora proviamo a selezionarli tutti. Solo gli scarabei Golia, che, mio Dio, quanti sono? Oddio, sono tantissimi. Possiamo fare 11.000 dollari, oppure 85 crediti salvaguardia, che sono talmente pochi che io mi prendo gli 11.000 dollari, senza pensarci 2 volte. Mentre i 100 piedi africani mi prendo semplicemente 1000 dollari. Anche questi non sono male. I crotali e adamantini li posizioneremo nel prossimo episodio. Ragazzi, ho inserito i miei gridley e i macachi giapponesi. Abbiamo completato appunto le sfide d'argento. Nel prossimo episodio andremo a vedere 7 le sfide oro, ovvero 7 habitat, 4 mostre e 10.000 dollari di profitto annuale. Per ora siamo a meno 1.805. Non penso sia una bella cosa, però mi metto sotto bene io e vedremo nel prossimo episodio di completarlo. Off camera andrò a completare l'habitat dei macachi e a impostare i nuovi habitat per l'ultima sfida oro di questo primo parco. Se vi è piaciuto il video vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale, ci vediamo al prossimo episodio.